L'unico posto in Italia in cui tu dici che sei una leggenda ti applaudono. Finalmente è stato creato, sono troppo felice. Qual è il modo più rapido di scalare il tuo fatturato senza stressarti e senza dover provare mille cose? La risposta è solo una: essere in prossimità con chi l'ha già fatto. In questo istante mi trovo al Hotel de Bain di Riccione, il nostro quartier generale italiano, in cui ogni trimestre facciamo un evento chiamato Quantum Mastermind. In questo Mastermind 15 imprenditori selezionati vengono per entrare in prossimità tra di loro, ma soprattutto con me e Matteo Pittaluga, per ricevere chiavi in mano strategie che noi abbiamo già applicato per le nostre aziende milionarie e che applichiamo chiavi in mano per loro per scalare più velocemente. L'ambiente è la cosa più importante. Tu non puoi amplificare la tua identità e il tuo fatturato se prima non ti immergi in un ambiente molto più potente di quello a cui sei abituato. Mancano 20 minuti alla partenza e non vedo l'ora di incontrare questi vincenti che vogliono vincere di più. Chi sono i nostri competitor? Una valanga, ma noi non li vediamo neanche, perché abbiamo una strategia, generazione, gestione, chiusura, che nessuno ha, perché investiamo un sacco di soldi per averla, no? E la insegniamo solo a chi ci pare. E questo è un gran business, alto prezzo, pochi clienti, comunque andiamo sulla massa, facciamo sempre su 700 lead. Il problema delle agenzie è che vi fanno una campagna senza crearvi la macchina, come dire, guidiamo sta roba e vi danno la Fiat, qual è la più marcia? La Panda no, occhio che ce l'avevo anch'io, Panda leggendaria. La Fiat Duna e ve la diventa la carrozzeria della Ferrari, poi dicono però sì, non funziona quello che fai, solite robe. Noi facciamo il contrario, andiamo prima a costruire la Ferrari e poi la guidiamo con un pilota. Una volta che tu sei sommerso di contatti, abbiamo un altro problema. Tu adesso stai diventando una closer, no? Ci sarà un altro problema. Andiamo poi a strutturare nel secondo trimestre reclutamento. Di quanta gente abbiamo bisogno per gestire i contatti? 3 persone. Però qui iniziamo già a fare soldi. Qui magari non facciamo i 250.000, ma iniziamo a mettere su l'impalcatura, perché la macchina deve avviarsi, il razzo parte, poi va sulla luna dopo, ok? Però il processo è sempre marketing, reclutamento, closing, delega e automazione. Sono 4 step. Allora, definiamo questo. Il CEO in un'azienda recluta, chi recluta nella vostra azienda? Già un problema grave. Recluta e porta il fatturato, il CEO. Quindi, da quello che mi stai dicendo, sembra che sia lui il CEO. Il CEO dà la visione, recluta e porta il fatturato. Sbaglio, sei te? Sì, diciamo che la visione nasce sempre da... Però chi la comunica? Principalmente io. CEO. Adesso io non voglio dirvi di cambiare robe tipo titoli perché confondete il team. Però dobbiamo iniziare ad avere chiarezza ad alto livello. Nella nostra azienda chi recluta? Tu. Chi porta il fatturato? Tu. Chi dà la visione? Tu. Quindi io sono il CEO. C'è un livello successivo al closing che si chiama neuro closing ed è business to business. Nel business to business è importante la connessione, segnate questo, con il problema del cliente, la prima cosa importante. Siete qui per avere la prova che abbiamo competenze per poi potervi affidare e non guardare più in giro, perché là fuori c'è troppa gente che parla, c'è un casino totale. Nel 2016 eravamo in 3 in Italia, adesso siamo in 300. Il cliente è confuso, giusto? Anche nel fotovoltaico il cliente è confuso. Quindi problema, personal connection story, chi è Enrico per risolvere il problema e a che clienti l'ha risolto. Quando voi riuscite in maniera sequenziale a creare questo, allora c'è connessione.
Ad esempio, Simone è il tuo avatar ideale, è una donna cazzutissima che vuole andare nella parte spirituale, che ha avuto il coraggio di farsi 4 sessioni con me pagando 10.000 euro, che lo rifarebbe 1.000 volte. Le nostre sessioni erano lei che si ricordava la sua identità e iniziavamo a mantellare quello che la blocca, cioè andare però nella realtà dentro di voi, e lì ci serve un altro tipo di lavoro. Dopo un'intensa prima parte di Mastermind, dove abbiamo visto che la cosa più importante è definire al meglio il problema, perché molte volte gli imprenditori professionisti hanno una necessità, ma sono quasi in difficoltà a definire qual è il vero problema da risolvere. Quindi la prima cosa importante in un Mastermind come questo è definire al meglio qual è il problema da risolvere. Abbiamo visto che molte volte il problema è tattico, strategico, oppure un problema di identità. Quando il problema è un problema di identità, bisogna fare un passo indietro e capire che il cliente è attratto dalla tua chiara identità. Quindi è un lavoro personale, spirituale, interiore. Questo chiaramente è la pausa caffè, ora però dobbiamo tornare in sala perché andiamo di nuovo con il massimo del focus ad aiutare imprese e professionisti che, a differenza di tanti là fuori, hanno deciso invece di scalare la propria attività per servire più clienti. Andiamo in sala e continuo a guardare questo film perché magari al prossimo Mastermind ci sarai anche tu. Siete self-made, quindi preparatevi perché vi portiamo nello show. E noi abbiamo creato tutto questo perché abbiamo un messaggio. Vogliamo creare una società globale di vincenti che vogliono vincere di più, isolati da chi prova a fermarli. Ci sta sul cazzo la gente che si prova a fermare? Benissimo, siete d'accordo che questa è una visione assurda? Come cazzo facciamo? Una persona alla volta, un imprenditore, una storia di successo alla volta. Non abbiamo fretta, siamo qua, quanti anni? Tu hai qualcos'altro a fare in questa vita? No. Questa è una missione. Siete in missione voi? Per quello fate quei numeri. Come sapete se siete in missione? Se il vostro business inizia a fare dei numeri fuori di testa. L'universo vuole sapere perché fate quello che fate. Infatti Elon Musk lo diceva, sapete perché mi arrivano i miliardi? Perché io ho detto, dobbiamo portare l'umanità su Marte. Cioè dice cose così potenti che l'universo dice, aspetta, chi è sto pazzo? Diamogli risorse, gli tirano le risorse. Non è ancora il momento, ma quando sarà il momento e tu scopri la tua vera identità, lì inizia la tua vera vita. E l'identità la puoi scoprire anche a 60 anni. C'è gente che si mette una maschera, tu nasci libero. Ti mettono una maschera perché devi identificarti in questa società, non è il Matrix. Devi avere un ruolo. Quindi ti ipnotizzano per fare soldi. E peccato che la metà la date a quelli che hanno creato il sistema. Più della metà, giusto? Questo protocollo, meno tasse. Dovete pagare meno tasse, meno energia date fuori, più vi rimane. Quindi ovvio che è un problema gravissimo di strutturazione dell'offerta, abbiamo visto. Un imprenditore dovrebbe fare soldi, non dare soldi, giusto? Perché produce. Quanta grana vogliamo fare? Un milione di fatturato che ti porta in tasca? Vabbè, mezzo milione in tasca non fa male. Tu hai l'accesso totale a me, Matteo Pittaluga, a tutte le risorse. Il mio ruolo da mentore è dire ho tutto quello che ti serve, Maria Cristina. Facciamolo. Sei nella competizione più assoluta a 200 euro l'ora. Io carico 5.000 euro l'ora. Sapete perché carico 5.000 euro l'ora? Perché mi hanno pagato 5.000 euro l'ora, quindi il mio standard è 5.000 euro l'ora. E perché posso fare questo? Perché ho pagato 10.000 o 15.000 euro l'ora per sapere quello che so. Secondo voi gente come me, come Vito e Francesco, che pensano in numeri assurdi, vogliono pagare un coach che prende 10.000 euro l'ora o uno che prende 200? Cosa vi dice questo messaggio? Quando uno si può permettere di fare questo tipo di barriere di prezzo, secondo voi è libero finanziariamente o no? Tu sei libera finanziariamente? No. Perché competi con la gente che non è libera finanziariamente. C'è qualcosa che ti ferma. Cos'hai paura? Passione. Raggiungo il mio obiettivo. E cosa succede? Ce la fai? Hai già capito. Quindi, cosa farai adesso? Passione. Ci vuole coraggio a fare questa roba, eh? A livello tecnico tu sei da 1 a 10? 10. Sei una leggenda. Sei la leggenda, sei sempre in Florida. Io sono una leggenda. È una leggenda.
L'unico posto in Italia in cui tu dici che sei una leggenda, ti applaudono. Finalmente è stato creato, sono troppo felice.